Ciao a tutti e benvenuti al 19° episodio di Metroid Dread. Ci siamo lasciati ieri con un nuovo potenziamento. Avevamo già il doppio salto, ma adesso abbiamo proprio il salto infinito, che è una co che è cosa buona e giusta. Proprio con questo nuovo potere abbiamo trovato il modo di raggiungere Burenia e arrivarci da un luogo, abbiamo fatto un giro alternativo. Maledetto! Maledetto! Dobbiamo rifare il giro che abbiamo visto ieri. Prima voglio fare quel giro prima di inabissarmi ulteriormente. La cazzata, ah no, temevo che mi avrebbero colpito e fatto cadere. Ah, di là c'è anche un altro passaggio per la Morph Ball. Ah, allora. Cos'è quello? Ah, un serbatoio di energia, cazzo. Ah, va bene, va bene. Ottimo. Benissimo, un'altra tacca di vita. Bello, bello, bello. Ci piace molto questo andazzo. E qui immagino che si tornerà indietro al... Sì, ci stiamo infilando nel pertugino. E si va ancora più sotto però. Attenzione. Un kraken? No. La versione subacquea del mostro che abbiamo incontrato più in alto, diciamo in superficie. Mi dispiace. Chissà perché secondo me c'è un boss. Ecco, devo imparare a usare questa abilità, signori. I razzi tempesta sono utilissimi. Però non ci arriviamo lì, cioè c'è troppa acqua. E qua non possiamo fare niente? No, che brutto, signori, bruttissimo. No, forse possiamo. Ma dov'è il posto? Perché sono ciecato? Servirebbe da qua. Ah, io non vedo molte alternative, nel senso che qua.
fa malissimo, tra l'altro. Vieni qua, venite qua, X. Curatemi. E noi non abbiamo moltissime possibilità. Non abbiamo molta scelta. Forse qui. No. Nemmeno. E niente, ci tocca per forza stare qua. E da qui ci tocca per forza trovare un modo. Per uscire o siamo bloccati? Sarebbe molto brutto se fossimo bloccati qua. Tutto molto brutto. Qui non c'è nulla. Io non vorrei no, aspettate, qui c'è un pezzo in più, spero. No, allora, parlavo oggi con un amico che diceva che aveva letto di un bug eventuale. Può prevenire il completamento del gioco. Spero seriamente di non essermi imbattuto in quella situazione. Ah, aspettate però. Torna di là. Vieni qua. Ah, ma non si vedeva per niente. Mi sembrava strano che un gioco Nintendo, un gioco di un Metroid, avesse un problema di questo tipo. Sarebbe stato veramente... anche qui. Andiamo già a vedere cosa c'è però. Prima di andarcene, niente.
Oh. Basta. What? Grande. Tutti i missili. E adesso si va su. Ops, non l'avevo neanche visto. Devo stare più attento perché no? Ah, giusto. Non ho molta energia. Noia. Mi ero scordato. Diciamo, basta acqua. Questa è tutta una zona nuova. Prima andiamo giù. Vediamo se c'è un passaggio o no. Lì sì, però lì non ci arriviamo da qua. Ci mettiamo un segnalino. Ok, quello è il giro per... il giro da fare se cadiamo. Non ci si arriva comunque, lì sì, però c'è un bel buco da fare e se tutto va bene... No. Speravo che avrebbe svuotato un po' d'acqua. Ah, bello! Cosa va combinato? Buco? Ah, sì, 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 ha sfondato tutto. Scusate. Buco sì, ma... Ah! Molto bene. Un altro potere? L'ultimo razzo? L'ultimo raggio? No, troppo bianco. Ah, adesso abbiamo lo screw attack. No. Tutta gravità. Gravity suit. Adesso facciamo i saltoni giganti. Oh no! Benissimo! Niente freddo, niente lava e possiamo muoverci come vogliamo in acqua. Oh là! Non mi par vero. E adesso diciamo che... stiamo decisamente meglio. Possiamo fare anche così sotto. Ragazzi, abbiamo vinto. Campioni del mondo. Come ci si arriva qui così?
muscle attack. Che non è questo, abbiamo deciso. Abbiamo capito, che è deciso. Molto bene, signori. Molto, molto bene. Hanno invaso l'intero pianeta. Possiamo supporre che tutti gli organismi viventi siano stati sostituiti dagli Inz. Vabbè. C'è un altro problema. Oh. Potresti aver notato. La temperatura su ZDR si sta abbassando. E quindi? Non posso dire con sicurezza se sia colpa degli Inz, ma l'abbassamento di temperatura è innegabile. La tuta gravità dovrebbe isolarti dalle minacce delle basse temperature. Nonostante ciò, sii pronta a tutto e procedi con cautela. Vabbè. Allora, se non ce lo danno adesso... No, questo cos'è? Un ascensore? Sì, perché questa è una zona... di... è una zona viola, quindi è un... è una zona in cui torneremo. Ma torno proprio indietrissimo, va bene. Artaria, non siamo ancora arrivati da questo ascensore. Allora, voi sapete già, se mi conoscete, che prima di finire il gioco noi, se potremo, come ho fatto in una live di Ori and the Blind Forest, prima di finire il gioco cerchiamo di raggiungere il 100% di tutto quanto. Con tutti gli unlockable che stiamo, tutti i power up che stiamo sbloccando, direi che a un certo punto non dovrebbe neanche essere troppo difficile. Oh. Quindi Artaria si è diventata tutta gelida. Non importa perché il... due attacchi anche lì, maledizione. Ok, diciamo che finché non ci danno screw attack noi qui abbiamo ben poche cose, ben poco di cui preoccuparci. Andiamo dritti per dritti. E si è congelata l'acqua. Bello. Facciamo 19 minuti. Ma questa è una zona di affari che non abbiamo, non avremmo potuto esplorare prima. Oh oh oh. Ma scommettete che prima ci fanno ripristinare il la temperatura del luogo e poi ci fanno fare veramente le cose. Boss? Sì. Ah, un boss di questo qua. Ha uno scudo però. E anche delle mosse nuove. Ah, giusto, che finché nella prima fase
cerca di colpirci dall'alto. Esatto, cadendo su di noi. Mentre dopo, quando, nella seconda fase... Non sono più abituato a... Sono più abituato... Oddio! Ci fa riprendere da qui sopra, vero? Sì. Sì, sì, sì. Temevo dall'ultimo save. In realtà fa anche un bagliore che secondo me può essere counterato quando fa così. Oh, ciao ciao scudone. E così non è più... Oh, Venom, che cazzo sei? Is that you? E ci toglie tantissimo. Va bene. Allora, prima gli spacchiamo lo scudo subito. Poi cerchiamo di capire il nuovo pattern di attacco che ha quando si trasforma. Ma perché ho premuto quello? In realtà lo so. Ah, ma è fighissimo lo scudo se lo rigenera lui. Sembra quasi un cel shading questo sputazzo. Sto dicendo, se non faccio minchiate dovremmo essere in grado di batterlo. E poi ho fatto una minchiata. Adoro quanto questo gioco ci dia mobilità e precisione nonostante la velocità di esecuzione. Poi non so se sono particolarmente bravo io, ma non credo. Però figata. È che faccio troppe minchiate nella prima parte. Queste tipo, e anche se la prima parte è più debole, comunque non è da sottovalutare i danni che ci fa, guardate. Schivate non meritate per niente. Aia. Tar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 
Da un lato mi piace che questi ultimi episodi sono abbastanza di... stiamo andando piuttosto avanti. Nonostante sia un po' più guidato in questo momento l'esplorazione. Basta scudo. Che te trasformi, grazie. Quindi quando fa quella specie di raggio sonic, quella specie di doppia onda dalla bocca, vuol dire che sta per, okay, per sputare. Quando fa invece il boost nero, quello vuol dire che sta per saltarci addosso. È velocissimo. Cos'è che mi ha colpito? No, questo non me lo meritavo. Guarderò il moviolone, ma secondo me ero fuori bersaglio. Scusate se non vi sto parlando, ma... ma stronzissimo. Basta! No, non facciamoci chiudere. Perché non è partito l'ipersalto? Cazzarola. Mi ha fatto un salto blandissimo. Invece di fare la capriola, mi ha fatto così, invece di fare così. Ah, ci dà tutti i missili quando gli spacchiamo lo scudo, ottimo. Non pensavo. Questo è più veloce. Magari i missili fanno più danno, ma...
Ma devo imparare a gestire un po' meglio i nuovi poteri che abbiamo sbloccato. Tipo lo scuro attacco. Cioè lo skill. Il super salto. Maledetto stronzis. Sì, la Morph Ball. La Morph Ball, signore. Perché? Per quale motivo? Un difetto sulla giocabilità, che in realtà è un difetto fino a un certo punto, è che comunque adesso cominciano a servire un po' tanto tutti i tasti, e se pensate che questo attacco non l'abbiamo mai usato, praticamente lo scatto questo potrebbe essere utilissimo. Forse perché è una delle novità di questo Metroid. Ma la possiamo usare anche durante uno... durante i salti così... No, ma è definitiva sta cosa. Mai più senza. Vabbè. Sei molto curioso di sapere se tra un super razzo e... Troppa indecisione. Ma porca... Qui, in questi passaggi, questo mossa è molto utile. Anche per schivare questi attacchi, per esempio. E non mi ha fatto il secondo salto. No, non ci muoviamo da qui finché non lo battiamo. Fatemi vedere se c'è dalla mappa, capiamo se c'è un... un save point vicino. È qua uno. Ma andiamo qui contro il boss. Al massimo, ragazzi, vi tengo in sospeso dopo la boss fight. Con quella mossa, secondo me, potete provare una cosa? No. Questo è un tentativo a mozzo. Devo vedere se per caso ci desse una specie di invincibilità alla Dark Souls o altri. Ora lo sto usando proprio in quel modo ed è sbagliatissimo. Bene, se ci becca una volta siamo morti. Ci provo, però... infatti. No. Non è difficile. Troppi errori dovuti al fatto che stiamo registrando, forse. Parte dobbiamo assolutamente comportarci da bravi e non farci colpire mai. Perché dopo ci fa troppo male per permetterci degli errori. E Ale... mi sei incazzato così, tutto d'un botto.
subito? Perché non mi fa il... Ma perché è diventata pallina? Samus, cosa cazzo fai? Aiutami a sconfiggere sto stronzo. Bellissimo. Madonna mia, che pelo. No! Non mi ha fatto lo scuro attacco, il super giallo. Scusate per questi versi stiracchiosi, ma... Questo è l'episodio 19? Sì. Intanto fatemi sapere nei commenti se avete voglia, se un format così da mezz'oretta ma circa ogni episodio con pubblicazione quotidiana vi sta piacendo, oppure se preferireste eventualmente un'alternanza di video. Non so quanto riuscirò di nuovo a rimettermi a fare video seri, cioè gameplay seri, qui su YouTube. Perché, come avete visto, ormai da un anno e mezzo a questa parte stiamo portando i let's play praticamente solo tramite Twitch. Aia. Basta, dai. No. E basta. Oh. 5x. Ah, c'è anche una roba di... A sinistra c'era. Vediamo se di là c'è per caso un save. No. Al di là si torna indietro a un'abilità. Che però non potremo ancora prendere, probabilmente. Signori, facciamo così. Tanto sto registrando questi video uno di fila all'altro. Cazzo! Più pericoloso del boss. Signori, 40 minuti, troppo lungo. Riprendiamo esattamente da questo punto, domani, con l'episodio numero 20. Ciao!